Grazie per la possibilità di fare questo seppur breve intervento. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno preceduto, e il professor Grimaldi e il professor Tadao, sono velocissimo. Volevo fare una precisazione, intanto, più che precisazione, ribadire cose che sono state dette prima di me da altri professori, che effettivamente solo quando ti vendono la laser scanner ti dicono che fa tutto da solo, e effettivamente c'è tanto lavoro da fare per restituire il dato. Questo è un teatro Van Westerlo di Mola, di Bari, è un teatro dell'Ottocento ed è stato il nostro primo lavoro con uno scanner tridimensionale. Siamo partiti con uno scanner, poi ne abbiamo presi tre perché ci siamo resi conto che comunque sia anche negli scanner c'è diversità di restituzione di dati, di acquisizione di dati. Questo scanner è uno scanner che è capace di restituire in una sola stazione quasi una sfera di 360, una sfera, ha un'apertura zenitale di 140 gradi e motorizzato a 360. Queste sono alcune foto all'interno del teatro. Praticamente, una volta acquisito il dato, ci si sposta per colmare le lacune, è come una macchina fotografica tridimensionale, quindi ciò che non viene visto non può essere rilevato. Quindi nasce la necessità di mettere insieme tutti i pezzi per comporre il modello. Queste sono due stazioni distinte dove vengono scelti tre punti omologhi in entrambe e viene... infatti questa è una finestra esplicativa dove quei marker gialli sono proprio i punti omologhi, e poi viene messo insieme il modello che tramite un movimento morfologico che il software è in grado di fare si riduce l'errore di sovrapposizione che viene dato dal software automaticamente. Questo è un metodo per poter mettere insieme le nuvole. Poi ci sono anche altri metodi. Si può mettere insieme il modello anche attraverso le mesh, quindi la triangolazione dei punti. Questa è la sovrapposizione delle nuvole con anche l'errore in forma grafica, quindi le zone rosse e gialle sono quelle dove ci sono più errori. Una immagine dell'interno del teatro, come nuvola di punti, sì, infatti. Domani avrà l'ingegner Chie che illustrerà ampiamente, infatti ha una relazione di un'ora a disposizione per far vedere anche una situazione di rilievo proprio partendo dal momento del rilevamento vero e proprio alla realizzazione. Alla restituzione di poi di questi prototipi che vengono realizzati con delle stampanti tridimensionali e che ci danno la possibilità poi di studiare l'oggetto fisicamente. Va bene? Grazie a voi. Ora...